Una dieta sana e bilanciata e la riduzione dei consumi di carni rosse sono le migliori misure di prevenzione da adottare ai fini di prevenire la terribile piaga del cancro. Nel salone di rappresentanza Mario Scelba del municipio di Caltagirone, su iniziativa della delegazione dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, si è tenuta una conferenza sul tema L'approccio dello psicologo nella malattia oncologica. Maria Pavone, delegata dell'AIRC di Caltagirone. Visto che lo Stato può dare poco alla ricerca, noi riusciamo ampiamente, non ampiamente, ma insomma riusciamo a dare un grosso aiuto alla ricerca. E a Caltagirone, come in tutti i posti, si fa raccolta fondi, ma una delle operazioni più importanti è quella di fare divulgazione di educazione alla salute presso tutte le scuole. Al convegno hanno preso parte numerosi relatori, fra cui Stefania Rao, psicologa del Centro Oncologico Humanitas di Catania, il primario di medicina del Gravina, Caterina Trischitta, e Paolo Vigneri, oncologo all'Università di Catania, che nel soffermarsi sul tema della prevenzione ha chiarito molti aspetti legati alla malattia che possono essere prevenuti rispettando corretti stili di vita e adottando sane abitudini alimentari. Sono delle diete che non sono equilibrate e spesso nel mondo occidentale non equilibrato vuol dire che c'è un eccesso di consumo di carni rosse. Questo può aumentare il rischio di alcune forme di cancro, ma è vero anche che in assoluto la dieta migliore è una dieta che, essendo bilanciata, abbia tutte le diverse componenti, la frutta, la verdura e nelle dosi giuste anche le proteine della carne presenti. E per comunicare bene bisogna non soltanto dare le informazioni mediche, ma riuscire a capire l'approccio psicologico del paziente e a dargli le informazioni giuste nel momento giusto. Questo è il significato della giornata di oggi e questo fa della psico-oncologia, cioè della cura dell'aspetto psicologico in oncologia, una risorsa importante per fornire cure sempre migliori e più appropriate ai nostri pazienti.